immagini che giungono da Budapest, l'Aslo Papa Arena. Sta per cominciare la terza partita dell'Italia nel mondiale di hockey su ghiaccio di prima divisione, Italia-Corea del Sud. Per l'Italia finora due vittorie, ma due vittorie senza gloria contro Spagna e Olanda, avversarie sulla carta decisamente inferiori, ma vittorie veramente di misura, 2-0 e 3-2. Per la Corea del Sud una sconfitta e 6-3 con l'Ungheria, che però non deve ingannare, perché i coreani erano sul 3-3 a 5 minuti dalla fine, giocavano contro i padroni di casa. Scandella, poi ancora Egger, difende bene il disco Alexander Egger, arriva Insam, arriva anche Scandella, ma è in vantaggio il difensore Kim Yeok. Insam butta dentro il disco giustamente. Egger la conclusione, poi Insam arriva adesso il gol, il primo gol mondiale di Marco Insam. L'Italia passa in vantaggio a Budapest con la linea Insam, Egger, Scandella, a segno Marco Insam. È il suo primo punto in questo mondiale, 10 minuti 53 secondi, gol di rovescio, lo rivediamo, primo tiro tentativo deviato, di Insam, e poi... scusate, non di Insam, di Egger, e poi il rovescio di Marco Insam con la complicità del portiere. Beh sì, ma è stato veloce a tirare, il portiere è andato a coprire, gli è passato in mezzo tra un gambale e l'altro e non poteva farci assolutamente niente. Il tiro di Egger era un bellissimo tiro, deviato da un gambale di un terzino della Corea e non è andato in porta, e lì c'è arrivato Marco Insam a fare il famoso tapping, giusto quello che deve fare un attaccante. Scandella, Plastino, Scandella ancora, subentra Insam, ancora Giulio Scandella per la conclusione. Bello. Di Helfer, De Marchi, pardon. Bella giocata ancora Italia, attenzione, siamo in 4 contro 2. Va a tirare il gol! Scandella. Il gol del 2-0 arriva da parte di Giulio Scandella. Power play italiano che va a segno. Giulio Scandella, secondo gol per lui in questo campionato del mondo. 4-27, 2-0. Beh, e tiriamo un sospiro di sollievo. È stato molto bravo qua, mi sembra, De Marchi a chiudere bene il terzino loro. Scandella guarda gli uomini, sì, guarda, c'era gli lo spiraglio, ha fatto bene a tirare, anche se era un in tre a rimorchio. Ma quella è la posizione centrale. Hai la visuale libera, libera, devi tirare. Hai il suo tiro, perché Scandella ha un bellissimo tiro angolato. Bravissimo De Marchi. Sì, è stato De Marchi a fare una grande giocata. La finta di Giulio Scandella, disco ceduto a Egger. Arriva anche Marco Insam, lo tiene Egger, lo cede a Scandella. È la giocata di Scandella che non riesce però a tirare. Si posiziona dietro la porta di Eum. Cerca un compagno libero, c'è De Marchi sulla sinistra. E tutti sono lì. Poi prova di rovescio, arriva la conclusione. E ecco il gol. Credo Marco Insam ancora, doppietta per il 21enne. Gardenese, figlio d'arte, Italia 3, Corea 0. Bravo davvero Marco Insam. Ma bravo anche per la costanza, perché ha insistito, ha dovuto fare due, se non tre tiri per segnare. Però bella l'azione, perché Scandella ha visto che tutti quanti erano marcati, vediamo, viene davanti e cerca di alzarlo di rovescino, primo a Marco, due bravo. Tiri, bravo. Cannoniere proprio di razza, intanto era stato già bravo Scandella. Esatto, molto bravo, perché nessuno dei giocatori coreani è andato a dargli fastidio, e questa è la parte fondamentale dell'ala, perché deve andare a cercare davanti alla porta il tappino. Doppietta di Marco Insam, uno che ha 4 anni, beato lui, giochicchiava con Gates Orlando, perché? Perché suo padre Adolf era all'epoca il vice della nazionale allenata dal compianto Brian Lefley. Ricordiamo che l'Italia sta giocando con le linee che Cornacchi ha scelto all'inizio di questo mondiale. In attacco sono sul ghiaccio adesso Ansoldi, Fontanive, Sousa, poi arriverà il momento di Scandella e Gerinsam, poi di Iannone, Watson, Pittis, e a completare le rotazioni Iori, De Toni e Felicetti. Per quel che riguarda la difesa stiamo vedendo 3 blocchi su 4, sì. Cominciano Helfer e Hofer, poi Plastino, De Marchi e Johnson e Larkin, non abbiamo visto impiegati. Intanto Egger gol, 4-0 dopo 45 secondi. Bello, però attenzione, passaggio. Attenzione, l'arbitro consulterà l'instant replay, allora, fatto capire gol netto. Lui non l'ha visto, perciò controlla, dice.
però... lo possiamo vedere, credo. Incrocio dei pali che la regia ci farà vedere. Vediamo un po'. Bello il lavoro di Fontanile, guardiamo, va a recuperare un bel disco qua. Vede Eger solo, tira, incrocio dei pali dentro e fuori. Nettissimo. Da, forse possiamo vedere qualcosa di più, di meglio da qui, vediamo. Oddio, no, è dentro, è dentro. Sì. Non so perché abbia questo dubbio. Perché lui non l'ha visto. Eccola, proprio sotto la traversa. La quale si vede ancora. Eccola qui, meglio, dovremmo vedere. Sì, è gol, mamma mia, tutta la vita. Però prende, eccola, ecco cosa può aver ingannato l'arbitro. Siccome dietro la porta ci sono questi due angoli rossi, ha preso il ferro e è venuto fuori, pensava fosse il palo. Ma è gol netto. 4-0. Sì, c'è la conferma. Italia 4, Corea 0. Questo sia il gol che della tranquillità, perché arriva in apertura di tempo, dovrebbe smorzare, no? Gli entusiasmi, ammesso che ci fossero ancora dei coreani. Insomma, è un gol che premia un giocatore, uno dei più polivalenti, dei più preziosi nel panorama hockeyistico italiano. Adesso arriva il tiro, ma è un'azione individuale che non andrebbe. L'ABC de Loki dice che non fai questo tipo di azioni con l'uomo in più. Vediamo adesso la possibilità per l'Italia. Larkin e Iannone. Iannone, Larkin, gol! E arriva anche il primo gol in nazionale di Thomas Larkin. 5-0. Bello questo. È una giornata all'insegna del futuro, no? Dell'hockey. I due gol di Marco Insam, quello di Thomas Larkin. Un ventenne, veramente, come ha seguito bene l'azione, è arrivato là. Cosa abbiamo visto fare? Sicuramente da parte di Iannone erano in due, quello lo vediamo bene. Iannone va, vede Larkin, il terzino sta andando su Larkin come l'altra ala che è tornato, cosa ha fatto? Lui ha tirato, Larkin furbescamente è andato per il tap-in subito e ha fatto il gol. Aveva giocato due mondiali di prima divisione con l'Italia, Thomas Larkin, under 18 però, 2007-2008. E poi era sempre uscito dai radar al momento clou delle nostre nazionali perché è impegnato oltreoceano con la scuola o con le proprie squadre. È stato scelto l'anno scorso, anzi nel 2009, da Columbus Blue Jackets al quinto giro con il numero 137. Era Johnson, Watson, insieme all'avanzata di Iannone. Va, tira Iannone. Eh sì, e segna. Tre partite, tre gol Iannone, segna sempre. E segna sempre lui, dicevano nel calcio per altri attaccanti, vedi Maurizio Ganz, no? E segna sempre lui, sì. Patti Annone, un gol per partita, 18-54, 6-0. E lui è il suo tiro questo, non c'è niente da fare, lui vede, guarda, non c'è nessuno a dare il disco bene a fil di palo, guardiamo che bellissima esecuzione, incrocio dei pali, merito a Iannone, questo è veramente un gran tiro. Ha preso la mira e ha mandato il disco là dove voleva che andasse. E con questo l'Italia chiude il set. Esatto. E Patti Annone è il cannoniere dell'Italia a livello di gol segnati, essendo a quota 3. Poi a quota 2 c'è Insam con la doppietta di oggi, c'è Scandella. Poi via via Ansoldi, Larkin, Egger. Italia 16esima, Corea 33esima. Nel calcio, dove c'è anche il ranking. La squadra 33esima è Israele, che è alle spalle della Repubblica Ceca e precede l'Eire di Trappattoni. Squadre come Repubblica Ceca, Israele e Eire, se in giornata possono dare fastidio a chiunque. Nell'hockey essere 33esimi vuol dire proprio che sì, sei un livello, non hai nessuna possibilità. Chance. È finita. Le 16. È finita Italia-Corea con la vittoria dell'Italia per 6-0, parziali di 1-0, 2-0, 3-0. I gol nell'ordine sono stati di Marco Insam, Giulio Scandella, ancora Marco Insam, poi nel terzo tempo Egger, Larkin e Iannone hanno corretto. Allora, Egger il gol che per un attimo era stato dato a Sosa. Intanto Cornacchia fa il pieno di complimenti, il dottor Alessio, il team leader Talamini, il coro Italia Italia.